Un saluto per così condividere un po' quello che sto vivendo, quello che credo abbiamo vissuto. Ci sono momenti della vita che sono di svolta e talora comportano dei salti. Ecco, quello che sto vivendo lo considero come un tuffo dal trampolino in mare aperto, mentre sento che mi si ripete «Duc in altum». Domenica 25 ottobre, quando c'è stato l'annuncio sorprendente della mia nomina, sono entrato in refettorio e i miei fratelli mi hanno accolto in festa, fragorosa, anch'essa inaspettata. Ebbene, mentre sentivo tutta la felicità che mi faceva corona, scandita dal suono della campana che il decano della comunità quasi roteava, bene, dentro di me, mentre sentivo la festa, ho avvertito l'impulso ad inginocchiarmi. Non l'ho fatto perché tendenzialmente rifuggo la teatralità e non volevo rovinare il clima gioioso, ma la sensazione era quella di trovarmi davanti al Signore Gesù, che si stava ancora una volta manifestando. Io so che vengo dalla terra, sono di terra e mi percepisco impastato dell'umanità di tutti con le sue bellezze e le sue miserie. Istintivamente l'unica reazione per me adeguata era quella di Simon Pietro, che si prostra e dice: allontanati da me, o Signore, che sono un peccatore. Per questo poi mi sono messo a ridere, perché ho riso di me, perché ho pensato ancora una volta al volto del Papa quando mi ha eletto e a quello di Gesù che, divertito, mi è parso che dicesse: smettila, cretino, tra virgolette, sono io che ti ho scelto. Così ho vissuto settimane serene, ho pregato, ho amato e ho accolto con la benevolenza dei fratelli miei, della comunità, ma di tanti, e delle sorelle, che in tanti modi si sono fatti prossimi e mi hanno aiutato anche a prepararmi. Pian piano, in particolare grazie ai tanti messaggi che mi sono giunti, mi si è fatta chiara come non mai la visione profetica presentata al Vangelo di oggi, che il Cardinale Agostino, ringrazio sentitamente, ha così bene illustrato. Nella trasparenza dell'umana prossimità si dischiude il regno dell'amore. A me sembra la visione più radicale dell'etica ed insieme la visione più divina dell'umanità, come ha scritto un commentatore. Credo di poterla applicare alla mia storia. Per farlo prendo a prestito le parole di una carissima amica. Mi ha scritto: tutto è un unico grande respiro di amore uscito dai polmoni aperti di Dio. Tutti noi, questa realtà, questo mondo, siamo portati in grembo da un Dio di eternità che ci partorirà alla vita per sempre. E noi siamo così piccoli, ristretti, spaventati dalle distese immense. E invece l'amore è così, sempre un amore con la A maiuscola. Continua estensione, distensione fino all'infinito. Dobbiamo solo lasciargli compiere il suo corso anche in noi. C'è un filo di amore che ci connette tutti, è il filo rosso dell'amore. Avverto che c'è una trama di cui non riusciamo a cogliere tutti i collegamenti, ma percepisco chiaramente che c'è, come altrettanto chiaramente percepisco che mi e ci sfugge. Le persone con cui sono in relazione, i grandi eventi della Chiesa, i pensieri delle altre persone che influiscono su di me, ciò che accade alle altre persone che influisce su di me, mi sento parte di un tutto e questo tutto è l'amore. E in questa trama è connesso anche il mondo celeste, anche i morti. Siamo tutti in relazione. Qui finisce la citazione. Penso questo anche di me. I miei genitori, i miei nonni,
i miei zii e parenti, molti amici, la sterminata schiera di francescani defunti, poi mio fratello, i miei cugini presenti, assenti, le comunità cristiane nelle quali sono cresciuto, i pastori che mi hanno accompagnato e amato, gli amici di infanzia, del liceo e di università, la fidanzata, la famiglia dei frati che mi ha accolto, riparato ed educato fino a consentirmi di esprimere il meglio di me stesso, i figli e le figlie spirituali, le sorelle e i fratelli incontrati, le coppie e le famiglie con le quali ho camminato, i diaconi, i presbiteri, i vescovi e il Papa, le sorelle consacrate, le tante persone incrociate con le quali è nato un rapporto di amicizia anche in questi ultimi anni, i fedeli collaboratori per progetti e lavori, le istituzioni civili e militari, le forze dell'ordine, la protezione civile, i vigili del fuoco, i servizi sanitari, qui sono presenti alcuni di quelli che ci aiutano, tutti voi che siete qui, quelli che ci seguono da casa, chi ha organizzato e preparato la celebrazione, chi l'ha animata con il servizio, con il canto, chi mi ha ordinato e chi mi è stato vicino, come il ministro generale, il provinciale, il custode, il mio provinciale, il custode, i fratelli e le sorelle, gli amici e i nemici, sì, anche chi mi è stato avverso, per ragioni più o meno legittime, una immensa rete d'amore che tutto comprende e tutto riplasma, tutto dinamizza e tutto trasforma. Grazie. In sintesi, la mia storia. Di cuore, grazie a tutti. Oggi ho ricevuto un dono incommensurabile e ora mi aspetto un tuffo in mare aperto, come dicevo all'inizio. A dire il vero, non un semplice tuffo, ma un vero e proprio triplo salto mortale carpiato, in posizione libera. Per spiegare la difficoltà del passaggio, prendo ancora a prestito le parole di qualcun altro, questa volta del mio confratello Jorge. Mi ha dedicato una poesia all'indomani della mia nomina. Rende bene ciò che costituisce la difficoltà del tuffo, soprattutto laddove racconta della fraternità dalla quale dovrò staccarmi. Si intitola Pellicano. Beato te che sei benedetto, con un sorriso e uno sguardo unici, in cui si fondono bontà, perspicace fantasia. Beato te la cui misericordia è rifugio sicuro per i deboli che custodisci come cureresti una tua ferita. Beato te che attraversi la notte vegliando instancabilmente e ti fai illuminare dal primo sole del giorno che riscalda con il suo bacio l'argiada. Tu, pellicano materno di Dio, chiamato ed inviato a dar da mangiare dal cuore ai tanti cuccioli del Signore. Vai, 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 libero e in pace. Sei stato fedele nel poco, ti si affida molto di più. Vai, e te lo diciamo con le gioie e i dolori della nuova vita che viene al mondo. Parti dal grembo speranzoso del nostro cuore, abituato a donare dalla propria povertà verso la terra e il popolo che il Signore Dio ti affiderà. Ovunque ti troverai, sia sempre quella la tua casa. Con chiunque sarai, siano sempre quelli i tuoi fratelli. Noi ti benediciamo con la nostra preghiera intrisa di fenditure e di semplice pane quotidiano. Ti benediciamo con i nostri piedi posati sulla terra aspra dell'oliveto. Ti benediciamo col nostro ridere brusco di una festa fraterna. Ti benediciamo al modo minore e rustico dei frati di Francesco. Ti benediciamo con il silenzio fecondo di chi lascia partire per amore. Beato te che scegli di rischiare di moltiplicare i tuoi talenti e di non seppellirli soggiogato dalla paura.
Tu sogni il fiore che si schiude tra le crepe della roccia e credi al filo d'erba che germoglia in mezzo al deserto dopo uno sguardo umido del cielo. Non salutiamo un principe della Chiesa, salutiamo sì un fratello, operaio ostinato del regno di Dio. La pace benedica ogni sera della tua vita. Noi rimaniamo sempre la tua casa. Lo faccio mio, è il mio omaggio a San Francesco e alla sua fraternità. E mi tuffo. Grazie, fratelli tutti.